dei salmi più brevi dell'intero Salterio, che costituisce di fatto poi una delle preghiere più ripetute nella liturgia della Chiesa, è il Salmo 117. Vorrei leggerlo e riascoltarlo ancora una volta insieme a tutti voi. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. Io sono invitato a lodare il Signore, non solo nella intimità segreta del mio cuore, ma anche con il canto aperto delle mie labbra. Sono chiamato a lodarlo non semplicemente con una gioia che riempie e si impossessa di tutto il mio io, ma anche con una gioia la chiamerei straripante e invadente, perché si riversa e si espande sull'universo intero, tutte le genti, i popoli tutti. Siamo di fronte a un coro dalle proporzioni infinite, tutto il mondo appunto. La lode rivolta al Signore mi pare che abbia innanzitutto un cammino verticale perché sale dalla terra e giunge sino al cuore di Dio. E a questo cuore io non ho altro desiderio che dire la mia gratitudine per i tanti. Starei per dire per i troppi doni che ho ricevuto e continuo a ricevere dal suo amore. Tutti noi siamo chiamati alla lode del Signore a partire dalla nostra fede e la nostra lode diventa a questo punto come il piccolo sì che noi non ci stanchiamo di pronunciare come risposta al grande sì di Dio che mi vuole fortemente bene. Il salmista, perché forte è il suo amore per noi. Ma ci sentiamo impegnati a lodare il Signore a partire non solo dalla fede, ma anche dalla speranza. Una speranza che è generata ed è alimentata dal Dio che è assolutamente fedele. La fedeltà del Signore dura per sempre. Questa lode rivolta al Signore è una gioia, come chiamarla, esplosiva e permanente. È l'alleluia.
l'alleluia del cuore, delle labbra, della vita, l'alleluia.